Kygo ha venduto 37 copie del suo ultimo EP, ma è veramente un flop? Kygo, DJ norvegese del 1991, è salito, tra virgolette, agli onori delle cronache per l'uscita del suo ultimo EP, Stargazing, che alla prima settimana, quindi il 2 ottobre 2017, è stato certificato con sole 37 copie vendute. 37, non 37.000, 37 di numero. E di lì in poi ne hanno parlato tutte le varie testate del settore. La cosa curiosa è che in questo EP di 5 brani ci sono partecipazioni molto importanti, da Selena Gomez, Ellie Goulding, U2, eccetera. Di contro, i brani hanno tutti tantissime visualizzazioni, sia plays nei vari streaming service come Spotify. Nello stesso periodo in cui sono state vendute 37 copie fisiche del disco, quei brani avevano già superato le 250 milioni di stream. E allora, è un flop o non è un flop? In effetti, queste copie sono un po' pochine, se vogliamo. Però c'è da considerare il fatto di chi è Kygo e soprattutto a chi si rivolge la sua musica. Kygo è giovanissimo e i suoi ascoltatori, molti di questi, sono ancora più giovani di lui, quindi sono appena ventenni. Beh, i ventenni di oggi non solo non comprano CD, ma non hanno neanche supporti dove ascoltarli. In macchina hanno gli sterei con il collegamento Bluetooth al cellulare o il cavetta AUX, o al massimo l'ingresso per la chiavetta USB. I portatili non hanno più il lettore CD e il masterizzatore. Nessuno masterizza più i propri brani sui CD, soprattutto questa generazione qui. E allora è normale che l'uscita del CD fisico non sia poi un avvenimento così importante per queste persone, che i singoli brani li hanno già ascoltati fin dal momento in cui sono usciti su qualsiasi tipo di piattaforma e non hanno l'esigenza di comprarli. A esagerare se li scaricano per poterli ascoltare sui propri supporti, come è possibile per esempio con Spotify. E allora, si tratta di un flop o no? Beh, un po' sì, perché molto probabilmente tutti si sarebbero aspettati delle performance diverse, ma in fondo credo si andrà sempre più in questa direzione. Il CD è un supporto che andrà a sparire. Se qualcuno vorrà comprarsi qualcosa per la manualità del gesto di mettere il disco, potrà andare sul vinile, ma difficilmente acquisterà un vinile di Kygo, perché la generazione che ascolta Kygo, se non in rarissimi esempi, non ascolta musica in vinile. Non ha bisogno di comprarsi il disco e molto probabilmente preferisce spendere anche tanti soldi per andare ad assistere ad un evento di Kygo o comunque di chi per lui. Kygo è un esempio che può valere per tutti quelli della sua generazione di artisti. È stato un esempio più clamoroso perché magari ci si aspettava che con appunto Selena Gomez e gli U2 potesse avere anche delle vendite diverse, ma è semplicemente l'indicazione di un trend che andrà sempre di più in questa direzione. E qui si apre tutta un'altra questione relativa alle classifiche, alle vendite, di cui magari parliamo volentieri in un altro video. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook, commenta qua sotto, un bel like e alla prossima!